dobbiamo finire questo esercizio. Io dico che se aggiungo anche le funzioni di tipo seno, se aggiungo queste funzioni qua, dico che sono ancora due a due ortogonali. E quali sono adesso i prodotti scalari che devo fare? Allora devo fare 1 scalare seno di nx. Allora facciamo qua, questo stava già qua. Allora facciamo 1 scalare seno di mx. Questo fa integrale da meno pi greco e pi greco di seno di mx in dx e fa 0 per ogni m compreso tra 1 ed n ed h. Poi andiamo a fare seno di mx scalare coseno di nx, questo è l'integrale da meno pi greco e pi greco di seno di mx per coseno di nx e fa 0. Questo lo potete vedere tanto con le formule di Werner, ma semplicemente questa è una funzione pari, questa è una funzione dispari, il prodotto è una funzione dispari ed è continuo, integrata meno pi greco e pi greco fa 0. Quindi questo per ogni m compreso tra 1 ed h ed n compreso tra 1 ed h. E che altro ci è rimasto da fare? Abbiamo finito? Dobbiamo fare anche seno per seno, che ci stanno anche i prodotti scalari di queste funzioni con se stesse. Quindi devo fare seno di mx scalare seno di nx, questo è uguale all'integrale tra meno pi greco e pi greco di seno di nx seno di mx dx. Ma questo altro non è che meno un mezzo per l'integrale tra meno pi greco e pi greco di coseno di m più n x meno coseno di m meno n x, perché per la formula di Prostamese coseno meno coseno è meno 2 seno seno. Allora questo qua quanto fa? Fa 0 come prima, perché questo è, invece di essere coseno più coseno è coseno meno coseno. Ma se vi ricordate, come prima fa 0 quando? Quando m è diverso da n. E invece se m è uguale a n, quando fa? Beh, farebbe meno pi greco, perché qua c'è un meno, ma qua c'è il più, c'è un altro meno, il cambio segno fa tornare il più. Quindi fa più pi greco quando m è uguale a n. Quindi queste funzioni come sono? Sono tutte quante a due ortogonali, tranne, ovviamente, sono tutte quante non nulle. E quindi quando andiamo a fare seno di diciamo, se vado a fare anche seno di mx scalare seno di mx, questo pure lui fa pi greco per ogni m compreso tra 1 e 2. Quindi queste funzioni sono tutte quante della stessa lunghezza, tranne questa che è lunga radice di 2 volte le altre. La lunghezza al quadrato è il 2. Sono tutte quante lunghe uguali, tranne la prima. Sono tutte quante a due ortogonali. Abbiamo fatto tutti quanti i prodotti scalari e sono tutti quanti 0. Ok? Ora che cosa possiamo fare?
che ci serve questo discorso? Allora, andiamo a prendere questo spazio qua. V è l'insieme delle funzioni da meno pi greco, pi greco a valori in R, tali che f è integrabile secondo Riemann su meno pi greco pi greco, e che l'integrale integrabile secondo Riemann, se vi ricordate, integrabile secondo Riemann significa pure limitata, in particolare se f e g sono integrabili secondo Riemann su meno pi greco pi greco, questo vuol dire che il prodotto è integrabile secondo Riemann su meno pi greco pi greco. Questo che vuol dire? Che se applico questa cosa a f e f, invece a posto di g ci metto f, quindi f appartenente a v implica che l'integrale tra meno pi greco e pi greco f quadro di x è più piccolo, è finito, perché se la funzione è integrabile secondo Riemann è limitata, quindi questo qui è finito. Oh, in realtà le funzioni che hanno integrale del quadrato finito si chiamano a quadrato sommabile. E non ci stanno solo quelle integrabili secondo Riemann, però per poterle integrare bisognerebbe fare un macello, bisognerebbe usare l'integrale di Lebesgue, non abbiamo sicuramente il tempo di farlo. Ok? Però diciamo che queste sono le funzioni integrabili secondo Riemann e che quindi sono sicuramente a quadrato sommabile. Ok? Allora io dico proposizione. Prendiamo f appartenente a v, questa è la senza dimostrazione, poi casomai la dimostriamo, ma probabilmente non la dimostriamo proprio. Allora, supponiamo che f sia ortogonale a 1, poi f è ortogonale a seno di mx per ogni m appartenente a n, ed f è ortogonale a coseno di mx per ogni n. Allora, f integrale tra meno pi greco e pi greco di f in dx, di f quadro in dx, il che significa che la nostra funzione è quasi ovunque nulla, cioè potrebbe essere nulla, non nulla in due punti, in tre punti, in numero finito di punti, anche in insieme più complicato, ma quello che possiamo dedurre sicuramente, una funzione che il cui integrale al quadrato sia 0, allora se fosse continua, abbiamo visto l'altra volta che dovrebbe essere per forza la funzione nulla. Se poi l'abbiamo dimostrato, se una funzione è continua e l'integrale al quadrato fa 0, è la funzione nulla.
se non è continua sostanzialmente nulla. Ok? Si dice quasi ovunque nulla. Cioè a meno di un insieme di misura nulla. Cioè, se una funzione la alteri in un punto, l'integrale non lo vede. Se tu prendi, allora, se tu prendi una funzione che vale 0 qua, la integri fa 0. Se solo in un punto vale 1, tu quando la integri l'integrale pure fa 0. Quindi questo non lo vedo. Questo non ha nulla a che vedere con le delta. Una delta integrata, anche se è diversa da 0 solo in un punto, quella non è una funzione, è una distribuzione. Quando la integrate, la distribuzione elettrotecnica, integrata la delta, se sta la delta nell'origine, se l'insieme di integrazione contiene l'origine, l'integrale fa 1, non fa 0. Non ha più scopo. Comunque, questa proprietà cosa ci dice? Ci dice sostanzialmente che nello spazio delle funzioni a quadrato sommabile, che contiene le funzioni integrabili secondo ordine, che succede? Succede che praticamente non c'è nulla che sia ortogonale a tutte queste funzioni insieme. Cioè se una funzione è ortogonale a tutte quante, allora fa 0. Allora che vuol dire? Che vuol dire? Vuol dire che queste funzioni, se le metto tutte insieme, tutte la successione, le due successioni, perché, cioè seno di nx, coseno di nx, allora è come se fossero una base. Questo qua si chiama, per un spazio vettoriale di dimensione infinita, si chiama sistema ortogonale completo. Completo perché, quando è che è completo? Se ci metto solo i coseni non è completo, perché io trovo la funzione seno che è ortogonale a tutti i coseni. Se ci metto tutti i coseni, se ci metto tutte queste funzioni tranne seno di 2x, non è completo, perché ci manca seno di 2x che è ortogonale e non è nulla. Non è nulla nel senso dell'energia, cioè l'integrale del quadrato non è zero. Ma se ci metto tutte queste e prendo una che è ortogonale a tutte, tutte le due successioni, allora che succede? Una funzione del genere, ortogonale a tutte queste, deve essere sostanzialmente zero, cioè l'integrale del suo quadrato deve fare zero. Questo è quanto di meglio possiamo avere per imitare una base. È un sistema ortonormale completo. Ok? Quindi questo qua si dice, diciamo, questo qua lo devo far fare, quindi l'insieme e l'unione delle due successioni si dice sistema ortogonale completo. Che significa sistema ortogonale completo? Significa esattamente quello che sta stipulando. Che se una funzione è ortogonale a tutte quante queste, deve essere una funzione con l'integrale del quadrato che fa 0. Quindi sostanzialmente niente. Ok? Allora vediamo un po' di capire un poco meglio. Allora, prendiamo una funzione f a quadrato sommabile. Ok? Quando dico a quadrato sommabile, va bene pure se è integrabile secondo rima in senso generalizzato, basta che il quadrato sia sommabile.
Se è integrato di secondo rima va bene sicuro. Ma anche noi abbiamo fatto solo integralismo, vuol dire beh che non lo faremo. Adesso f di b su meno pi con pi f da meno pi greco a valore con uno spazio più ampio di questo, anche se la funzione è discontinua va bene qua. Per esempio, chi può essere una funzione del genere? La funzione segno. La funzione segno non è continua perché in 0 è discontinua. Però il quadrato fa 1 ed è sicuramente insomma integrabile secondo rima. Ok. Allora, per queste funzioni cosa andiamo a fare? Andiamo a fare, allora, noi prendiamo uno spazio e chiamiamo W H, che è lo span di 1, poi mettiamoci coseno di x, coseno di 2x, coseno di hx, poi seno di x, seno di 2x, seno di hx. Alla prima domanda, qual è la dimensione di W? È chiaro a tutti che è 2h più 1? Perché? Queste funzioni che cosa sono rispetto a W? Sono linearmente indipendenti? Sì. Perché sono ortogo? Allora rispetto a WH che cosa sono? Sono una base. Sono un sistema di generatori per definizione. Sono linearmente indipendenti, quindi sono una base. E se sono una base, quante sono? H di sopra, H di sotto, poi c'è 1, quindi sono 2H più 1. Quindi la dimensione di questo spazio è 2H più 1. Allora, vediamo un po'. Allora, prendiamo F come sopra. Allora, prendiamo integrabile secondo rima, così siamo sicuri che è uno spazio vettoriale. Se è integrabile secondo rima, automaticamente è quadrato sommato. Come si fa la proiezione su WH di F? Che è quello che abbiamo imparato a fare oggi. Come si fa? Come si deve fare? Applicate la formula, che devo fare? F scalare 1 fratto 1 scalare 1 per la funzione 1, per la costante 1, più sommatoria per i che va da 1 fino ad h di che cosa? Per n che va da 1 fino ad h, diciamo n, di f scalare coseno di mx fratto coseno di mx scalare coseno di mx per coseno di mx più sommatoria per m che fa da 1 fino ad h di che cosa? Di f scalare seno di mx fratto mx seno di mx scalare seno di mx per seno di mx
Ok. Possiamo semplificare qualche cosa? Allora, uguale riscriviamo. Questo chi è? Cominciamo a scrivere il numeratore. Integrale tra fa meno pi greco e pi greco di che cosa? Di f di x di x fratto 2 pi greco, lo ricordate? Integrale di 1 faceva 2 pi greco più per 1 non lo scrivo, somma per m che va da 1 fino ad h di che cosa? Qua sopra che c'è scritto? Integrale tra meno pi greco e pi greco di f di x per coseno di mx di x per coseno di mx. Attenzione, questo è un numero, questa è la funzione. E sotto quando è limite? No, no, 2 pi greco. Pi greco viene sempre pi greco. Allora, ma se viene sempre pi greco, io pi greco lo posso mettere in evidenza e lo posso portare fuori. Questo schiamo un po' più basso, non troppo più. Più ok? Allora, è una scrittura un po' meglio di questa. Però vogliamo semplificare ancora, allora introduciamo la seguente notazione. Chiamiamo A con H, scusate, A con M uguale 1 su pi greco per l'integrale tra meno pi greco e pi greco per f di x per il coseno di mx in dx, e questo per m compreso tra 0 ed n, cioè quando è 0 qua viene 1. E poi chiamiamo b con m uguale 1 su pi greco integrale tra meno pi greco e pi greco f di x per il seno di mx in dx, con m stavolta compreso tra 1 ed h. Qual è l'h? Allora, se uso queste, perché uso queste, posso usare queste abbreviazioni? Perché questi integrali, diciamo, una volta calcolati sono numeri, quindi li chiamo. Ovviamente dipendono da f, però questi qua li chiamo A con m e questi qua li chiamo B con m. Allora, l'espressione precedente come si può scrivere? Se ci fate caso, questo è A con 0, quindi non c'è il 2, quindi il primo termine è A con 0 mezzi, poi c'è la somma per h che va da 1 ad m di A con H coseno A con M contrario e vado a un H A con M coseno di MX più la somma
per m che va da 1 ad h di π con m seno di mx. Cioè, cosa abbiamo fatto? Ovviamente la proiezione chi è? È una combinazione lineare della funzione 1 di una costante, delle funzioni coseno di x, coseno di 2x, coseno di 3x fino ad arrivare al coseno di hx, e di seno di x, seno di 2x, seno di 3x fino ad arrivare a seno di hx, perché in W+H queste sono le funzioni della fase. Semplicemente i coefficienti di combinazione li abbiamo chiamati A con M, B con M, e il primo invece di chiamarlo A con 0 abbiamo chiamato A con 0 mezzi, perché altrimenti dobbiamo dare una definizione a parte qua. Siccome A con M e B con M abbiamo dato queste definizioni con gli integrali, se li chiamiamo in questo modo torna tutto semplicemente il primo che potete chiamare A con 0, non è A con 0 ma A con 0 mezzi, ok? Questo perché è A con 0 mezzi? Perché la prima funzione era più lunga, vi ricordate? Era un po' più lunga. La lunghezza quadrata faceva 2π greco e non π greco, e questo giustifica il fatto che qua viene con 0. Invece le altre hanno lunghe uguale, quindi andandoci a mettere 1 su π greco davanti a incorporarlo nei coefficienti, otteniamo esattamente che questi sono i coefficienti di combinazione. Allora, cosa abbiamo ottenuto? Che la proiezione di f, di una funzione f, sullo spazio generato dalle prime 2h più 1 funzioni 1 seno di x, seno di x, seno di hx, coseno di x, coseno di x, coseno di hx, che sono a 2 e 2 ortogonali, era già l'avevamo verificato, è data da questa espressione qua. Allora, questa qui si chiama somma parziale, guarda qui, si chiama somma parziale hesima della serie di Fourier, che prende il nome, si scrive così, S con H. Allora, chi è la somma parziale hesima della serie di Fourier? Non è altro che la proiezione di f su un certo sottospazio, sulla base ortogonale di un certo sottospazio dello spazio dove sta io. Ok? Quindi cosa fa questa proiezione? Ricostruisce un pezzo della funzione. Cioè, la funzione che stia in quel sottospazio, che è più vicina alla funzione di partenza. Più vicina in che senso? Rispetto alla distanza data dalla norma della differenza. Ok? Lo stesso problema abbiamo stato. Soltanto qua invece di essere applicato dei vettori in Rn è applicato delle funzioni. È chiaro fino a qui? Questo non vuol dire che abbiamo fatto le serie di Fourier, le serie di Fourier poi le facciamo dopo. Però questo per capire che cos'è. La somma parziale della serie di Fourier non è altro che una proiezione. Allora, questo che vuol dire? Quando avremo messo tutti i pezzi, se qua rimando h a infinito, che succederà? Che la somma, se qua mando h a infinito, la somma degli integrali al quadrato di questi, di questi, di questa, alla fine farà la somma degli integrali al quadrato di f. Cioè, come nel caso finito dimensionale, quella si chiamerà uguaglianza di Bessel. Prima si fa la disuguaglianza e poi in realtà, dalla proposizione che abbiamo scritto prima senza dimostrare, però si può capire che quella in realtà è un'uguaglianza. Cioè, mano a mano che vado avanti, io recupero pezzi di... Allora, l'integrale di f al quadrato, se voi avete f un segnale periodico di periodo 2π greco, in TLC, vi rappresenta la potenza del segnale. L'energia, o anche l'energia del segnale se è andato soltanto sull'intervallo con pi greco. Potenza, perché per fare il segnale per infinito tempo ci vuole infinita energia, no? Allora,
è esattamente l'integrale quadrata. Ok? Della funzione. Allora, quando tu mi dici che la tua funzione è una combinazione lineare, allora c'aveva potenza pari a 1 e ne scrivi questi pezzi qua fino ad h uguale 10, ti fai la potenza e ti viene 0,9, che significa? Che hai ricostruito in 9 decimi il segnale, cioè ci rimane qualcosa che non hai acchiappato il segnale, ma hai acchiappato in energia, hai acchiappato parecchio, quasi tutto. È chiaro? Per esempio, la cosa si può fare pure al contrario. Supponete voi di voler approssimare un'onda quadra. Un'onda quadra che cos'è? Se la vedi tra meno pi e pi potrebbe essere il segno. Poi lo fai periodicamente e diventa un'onda quadra. Allora, per approssimare un segnale periodico vanno bene queste funzioni qua? Se il segnale di periodo 2 pi greco vanno benissimo, perché queste funzioni sono tutte quante periodiche di periodo 2 pi greco. Tu tra meno pi greco e pi greco le approssimi così, e poi se lo vuoi vedere anche fuori 2 pi greco, quelle si ripetono periodicamente. Allora, tu vuoi approssimare un'onda quadra. Lo faremo magari domani. Allora, che cosa facciamo? Scriviamo un po' di armoniche. La proiezione lungo uno di questi addendi quasi è un'armonica, sì. Scriviamo un po' di armonia. Allora, quante ne servono per avere un segnale che assomigli a quello originale? E non ne servono tante. Questo perché tendenzialmente l'energia del segnale sta sulle armoniche più basse. Certo, io posso mettere anche che il segnale è seno di 1000x. L'unica energia la metto sulle armoniche alte. Su un'armonica unica la metto a seno di 1000x. Però normalmente vedremo che l'energia del segnale tende a stare sulle armoniche più basse. Quindi tu, quando hai ricostruito un certo numero di armoniche, 1, 2, 3, 5, 10, hai acchiappato parecchio del tuo segnale. Se hai acchiappato quello che ti soddisfa, dici vabbè, basta, lo approssimo, non è il segnale esatto, ma io lo approssimo e mi fermo a 10. Per capirci, quando mia sorella si è comprata il sintetizzatore perché voleva suonare, voleva non in maniera professionale, però si voleva studiare un po' di pianoforte a casa. Però un pianoforte, la casa era piccola, non c'entrava, almeno la sua stanza non voleva sacrificare lo spazio. E si era comprata, era uscito il sintetizzatore e si è comprato il sintetizzatore. Sintetizzatore adesso ci stanno. Vi trovate un aggeggio elettronicamente equivalente a quello, lo trovate per 100 euro a Natale, però ve lo offro. Però allora costava 850.000 lire, stiamo parlando di più di 30 anni fa. E però che cosa c'aveva di bello? Tu lo collegavi alle casse e suonavi. Aveva di bello che tu cambiavi un interruttore e quello ti imitava il violino, ti imitava un'altra cosa, ti imitava. L'unica cosa che non imitava era la chitarra. Ma perché? Quante armoniche teneva questo dentro? Per imitare la. Allora, lui che faceva? Il suono del violino piuttosto che del pianoforte, piuttosto che del. A parte il fatto dell'attenuazione, ci sono alcune cose che tu non puoi simulare con sintetizzatore. Cioè, se tu premi il tasto, non puoi fare il piano e il forte. No, tu o premi il tasto o non lo premi, non è che quello. Oddio, adesso potrebbero pure simulare, cioè, ci stanno pure quelli che vedo se tu premi piano, se tu premi forte. Però allora non era così. Però a parte questo, quello che fa sembrare il suono di violino, eccetera, è il timbro. Il timbro significa la forma della funzione, la F. Per ricostruire la F tu devi proiettare sull'armonica. Ma quello non è che doveva fare un violino perfetto, doveva fare un qualcosa che ci avesse più o meno la forma della funzione del timbro di un violino. Per far questo non voleva usare tante armoniche, perché allora la memoria costava. La memoria allora è nell'ordine di kbyte, non dell'ordine di gigabyte. Quindi tutto quello che era più di qualche kbyte costava l'ira di Dio.
un'espansione di 32 KB a quel periodo costava 120.000 lire. Per capirci. Quindi, questo oggetto, quante armoniche teneva dentro? Lo dico io, sono andato a vedere come faceva i coefficienti, perché si poteva pure programmare. No? Tre armoniche. Praticamente lui si faceva, non so se gli serviva, insomma si faceva la forza della costante, quello che cos'era e quello che cos'era. La prima porzione e la prima porzione. Faceva la combinazione lineare. E otteneva 88 strumenti diversi. È chiaro che non è che riuscì a ottenere tutto, perché con tre armoniche che può fare. Però 88 strumenti diversi. Chiaro? Quindi il concetto è che quello che abbiamo fatto stamattina, cioè la proiezione sulla base ortogonale di un sottospazio, vale in qualunque spazio vettoriale, basta che il sottospazio abbia dimensione finita. Chiaro? Questo sottospazio ha dimensione 2h più 1, la proiezione si fa così, i coefficienti sono questi, si chiamano così, e quella che si ottiene si chiamerà anche somma parziale della serie di quelli. Poi perché e per come lo vedremo prossimamente. Ma non è altro che una proiezione, cioè la migliore approssimazione possibile che noi possiamo fare di F in questo sottospazio. Questo vi deve essere, no, chiaro, di più. Va bene?